Siamo qui con Marco e Nando, due lavoratori rappresentanti sindacali di Farmacap, un'azienda pubblica di, appunto, di farmacie comunali, e in attesa che vengano ricevute come delegazione insieme ad altri dalla Raggi, dal sindaco, dopo un presidio che hanno svolto oggi. E vi volevo chiedere appunto le ragioni quindi di questo presidio, se lo potete spiegare, i motivi della vostra lotta. Sì, sostanzialmente noi chiediamo chiarezza a questa amministrazione, un'amministrazione che ha fatto del rilancio della farmacia, delle Pharmacup pubbliche un cavallo di battaglia durante la campagna elettorale. E oggi queste risposte ancora non arrivano. Sono circa 6 anni che l'azienda è commissariata, nessuno ci dice quale sarà il futuro di questi lavoratori, che sono quasi 360 lavoratori. Siamo preoccupati perché chiediamo chiarezza, chiarezza che non c'è mai stata fino ad oggi. Nando, se vuoi dire pure Sì, tu. io voglio solo aggiungere che noi ci siamo opposti con molta determinazione quando c'era Alemanno che ci voleva privatizzare, la destra che ci voleva privatizzare. Poi ci siamo altrettanto opposti quando c'è andato il centro-sinistra con Marino che ci voleva anche lui privatizzare come azienda. E noi adesso ci aspettiamo che il Movimento 5 Stelle faccia un passaggio chiaro e nomina un nuovo consiglio d'amministrazione e un nuovo direttore generale, così qua, come previsto dallo statuto della nostra azienda. E vogliamo capire se il Movimento 5 Stelle mantiene le cose che ha detto e ridetto tante volte in conferenza stampa e anche in campagna elettorale, oppure vuole fare come ha fatto Alemanno e Marino. Sappia che comunque se non rispetterà quello che è stato ed è il suo programma elettorale, noi saremo molto determinati nell'opporci alla privatizzazione, perché noi siamo contro la privatizzazione della nostra azienda, ma vediamo con ostilità anche le altre privatizzazioni, a partire dalla privatizzazione di ATAC. Noi vogliamo il rilancio di tutte le aziende comunali, perché solo con le aziende comunali rilanciate è possibile avere servizi efficienti. Questa è la nostra richiesta e ci auguriamo che oggi, questa sera, ci danno delle risposte serie. Sì, perché quello che sembra è che appunto di fatto a livello di dichiarazioni si parla, ha parlato la Raggi spesso della tutela del servizio pubblico, non solo poi dei posti di lavoro, anche perché ricordiamo, insomma, sono tanti i casi anche di aziende comunali, penso a, o partecipate come la Multiservizi, in cui poi perdere degli appalti, non investire sul servizio pubblico si traduce in perdite gravi o per il salario, per i diritti o per il posto di lavoro di tantissime persone in una città in cui comunque la disoccupazione è molto alta ed è un problema che già sarebbe di per sé da risolvere. Però si parla anche di servizi, no? Nel caso delle farmacie comunali si parla di servizi di assistenza psicologica anche alla persona. Quindi poi spesso in campagna elettorale si è sentito dire parole in questa direzione, poi si è visto o non agire o agire in senso opposto. Nel caso ad esempio della Roma TPL, che una delle aziende privatizzate che fa il servizio di trasporti, si era detto che si sarebbe internalizzata, invece c'è in vista un appalto che è destinato ad aumentare la quantità di chilometri che percorrerà la Roma TPL a livello di linee di superficie di autobus. E nel caso vostro della Farmacap invece perdura questa situazione di commissariamento, appunto dopo 6 anni, 2 anni appunto di gestione dei 5 Stelle. E non si sta facendo niente in questo senso. Mi chiedo anche quali siano le ripercussioni poi dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro di questo commissariamento, oltre che alle preoccupazioni del fatto che poi si rischia di fatto non si vuole reinvestire e rilanciare l'azienda Ma pubblica. guarda, intanto posso dirti che rispetto al farmaco sanitario, come dicevamo prima, abbiamo un sistema noi in Pharmacup di socioassistenzialità che sappiamo non è stato rifinanziato come doveva essere rifinanziato. Ora non conosco precisamente le cifre, però se prima ha fatto 100 il finanziamento che c'era, oggi sicuramente non è più 100. Quindi tagliando su questo, noi tagliamo su dei servizi sociali che sono fondamentali per la cittadinanza e per le persone più povere che non possono permettersi delle visite private. Quindi comunque ci sono gli effetti. Sì, gli effetti sono nella disorganizzazione del lavoro, perché
Sono quasi 6 anni che abbiamo un commissario che gestisce la nostra azienda. Non abbiamo un piano industriale competitivo, perché spesso tutta una serie di servizi non vengono messi in rete, e quindi con una gestione tutta centralizzata sul commissario e senza un piano industriale condiviso con i lavoratori, condiviso con le organizzazioni sindacali, è chiaro che l'azienda rischia ulteriormente di essere poco competitiva e di offrire servizi anche un po' scadente, insomma, perché comunque in una città come Roma la competizione con le farmacie private è una cosa molto seria. Quindi o noi siamo in grado, e lo siamo, di competere offrendo un servizio sociosanitario. Sociosanitario significa che sia delle farmacie che sia del servizio sociale, ma questa competizione deve avvenire anche nella capacità di offrire servizi che siano utile alla cittadinanza. Ad esempio, noi abbiamo la possibilità di fare un servizio molto utile a una città come Roma, che è per quanto riguarda l'abuso di alcol. Abbiamo un progetto cooperazione col centro di alcolologia del Policlinico, con tanto di protocollo firmato con Farmacap, è tutto pronto per mettere a disposizione della città di Roma un servizio essenziale, che è il problema dell'abuso di alcol. E questo servizio, che darebbe una grande visibilità e una grande utilità alla nostra azienda, viene completamente bloccato. E quindi questa è la nostra preoccupazione. Noi abbiamo una grande potenzialità di offrire alla città dei servizi sociosanitari di eccellenza, però tutto bloccato e tutto paralizzato. Quindi o ci danno delle risposte, con il rischio che poi questo giustifichi anche la dismissione dell'azienda, esatto, pubblica, perché è considerata a quel punto inutile, visto che appunto è paralizzata, che sono... Esatto, questa è la nostra preoccupazione. Tutta questa paralisi può essere lo strumento per giustificare la privatizzazione della nostra azienda. E questa è la cosa che ci preoccupa, e sono queste le risposte. Questa volta però le vogliamo chiare e nette, altrimenti saremo costretti a indurire le nostre lotte e le nostre vertenze, e chi di dovere lo sa che siamo capaci di farlo. Grazie.